Ciao a tutti e bentornati su Retrofollie. Ovviamente tutti conoscono i famosi Game & Watch, gli handheld, quei giochini che agli inizi degli anni 80 facevano impazzire noi all'epoca ragazzini, quei giochini LCD. Beh, c'è da sapere che ovviamente non è solo Nintendo che ha avuto un gran successo con questi giochi. Ci sono tantissime altre aziende, tra cui in Italia c'era la GIG, ce n'erano tante, non so se ricordate gli schiacciapensieri, e c'erano tantissime altre aziende in Giappone che hanno seguito la scia, che hanno seguito il successo di questi giochini, di questi Game & Watch, presentando quella che era una loro lista di giochi. Molti hanno avuto uno scarso successo, magari per la qualità, perché i giochi erano poco interessanti. Però i grandi colossi come la Tomy o c'erano tante aziende in Giappone hanno avuto un discreto se non altissimo successo con i loro giochi. Ricordo che c'erano quelli di Arale, quelli di Gundam che erano famosissimi. Tra cui c'era un'azienda che si chiamava Epoch. L'Epoch è un'azienda che nacque nel 1958 e che nel corso degli anni ha iniziato, era un costruttore di giocattoli in Giappone, e nel corso degli anni ha iniziato a concentrarsi, con l'avvento degli home computer, dei videogiochi, su quelli che erano i giochi domestici, quindi i videogames. Tirando fuori agli inizi degli anni 80 una grande linea di giochi, di giochini LCD, ma è stata anche una delle prime a costruire, a realizzare e mettere in commercio una console domestica a cartucce, a cassette per videogiochi, che era chiamata Cassette Vision. Niente, oggi vi voglio parlare di uno di questi giochi, ce l'abbiamo qua, è arrivato qualche giorno fa, quindi volevo farvelo vedere. E eccolo qua, lo faccio vedere, eccolo qua, eccolo, così ve lo presento. È bellissimo, ovviamente tutto in giapponese, andiamo a parlarne. È un giochino un po' particolare, ovviamente con tanta fantasia giapponese, però cosa molto strana, qua vediamo una torre Eiffel nello sfondo. Dobbiamo considerare che questi giochi, come i Game & Watch, avevano uno sfondo fisso e poi c'erano le routine sopra che giravano, davvero carino. Ce l'abbiamo anche in copertina, questa bellissima copertina argentata con la Torre Eiffel. Epoch, prima di aprire questa scatola, vi racconto una cosa. Epoch è famosissima per questo genere di giochi. Epoch è conosciuta per la serie di giochi di Doraemon, quindi aveva la licenza di Doraemon, aveva tante licenze importanti, Sylvanian Families, chi non li conosce, e peraltro sono i creatori del famoso Barcode Butler, che in Italia è stato pubblicizzato anche nelle nostre TV per un bel po' di tempo negli anni 80. Andiamo ad aprire questo Pocket Digitcom Mini, Mr. Richman. Mini perché erano dei giochini un po' più piccoli rispetto ai Game & Watch. La parte retrostante, prima di aprirlo, abbiamo sempre in un argento bellissimo e con questa scritta gialla il riccone, e abbiamo un po' di spiegazioni, ovviamente in giapponese, su quelle che sono le funzioni dei tasti e su quello che bisogna. Allora, il gioco è nuovo di pacca, ma nuovo di pacca. Guardate il polistirolo, era ovviamente tutto ispirato ai Game & Watch, hanno fatto storia ai Game & Watch. Un manualino di istruzioni in giapponese su come allocare le batterie, poi c'è tutto. Il gioco è praticamente nuovo, cioè nuovo, mai aperto. Eccolo qua, davvero bellissimo, andiamo ad aprirlo noi. Nonostante non sia mai stato aperto, vi faccio notare quelli che sono i famosi cristalli, col passare del tempo, anche da fermi, tendono un po' ad usurarsi, quindi a far scomparire quello che è lo sfondo. Però è un processo naturale di decomposizione, diciamo,
di biodegradabilità di certi prodotti. Vi faccio notare anche come lo sportellino sul retro, io mi sono permesso di aprirlo perché sto lavorando con una sola mano come al solito, non ditemi nulla, vi prego. Lo sportellino è praticamente identico a quello dei Game Watch. Non vorrei che fosse addirittura compatibile. È incredibile questa cosa qua. Cioè, c'era davvero un bel po' di imitazione da un certo punto di vista. Qua ci spiega come allocare le batterie. Io vorrei procedere ad accenderlo per vedere come va. Eccoci qua, lo abbiamo acceso. C'è il nostro ometto che sta saltellando avanti e indietro. Vediamo un po'. Wood. Musichetta simpatica. Qua abbiamo semplicemente destra e sinistra. Classici giochini dove alla fine il succo è sempre lo stesso. Bisogna parare qualcosa, evitare che cada qualcosa a terra. In questo caso il nostro amico deve prendere dei soldi che vengono buttati dall'alto di un palazzo, vengono buttati questi soldi, li deve raccogliere. È un gioco davvero molto bello, i colori mi piacciono molto, ovviamente questo tipo di prodotto oggi ha un gran valore commerciale, davvero un grandissimo valore commerciale, sono dei giochi che hanno fatto la storia e quindi meritano di essere esposti nelle migliori collezioni in assoluto. Ragazzi, io vi ho detto tutto, abbiamo parlato di questo giochillo Epoch e cosa aggiungere sull'azienda, poco e niente. Considerate che l'azienda praticamente partì con 1 milione di yen di capitale, nell'arco di un anno riuscì addirittura a più che raddoppiare il suo capitale fino a 2,5 milioni. Ha partecipato alla Fiera Internazionale del Giocattolo Giapponese nel 1962 e attualmente la sede è a Tokyo. E niente, dopo 10 anni, nel 78, considerate che aveva moltiplicato il suo capitale per ben 200 volte. Oddio, questi sono i veri unicorni, non quelli che abbiamo oggi, che poi all'improvviso crollano, anche perché l'azienda è ancora attiva. Detto questo, vi saluto. Un abbraccio e alla prossima. Ciao.